coccodrillo è un dottore. Hai mai pensato alla rasatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e via via tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Aviatore. Sì, allora buonasera a tutti. Questa sera noi iniziamo, stasera qui sono invitati attualmente i cittadini, sono invitati gli invitati vecchi amministratori, cioè quelli attuali, infatti ne abbiamo alcuni, e così come praticamente anche chi in qualche modo si è messo a disposizione per questa nuova campagna elettorale, per questa nuova lista. A me spetta intanto portare il saluto, ma soprattutto anche, credo che sia giusto, informare la cittadinanza della mia decisione della non candidatura a sindaco. Questa è dovuta, anche se l'abbiamo avuto modo anche di spiegare in altre occasioni, ma in questi incontri pubblici io credo che vada anche, come dire, non tanto spiegata, ma perché ci sono motivazioni chiaramente del tutto personali che non hanno a che vedere con la vita amministrativa, tant'è vero che io mi sono messo a disposizione per restare in squadra, anzi per restare in squadra a disposizione del candidato sindaco qui vicino a me, la Paganelli Donatella, perché dopo 5 anni di intensa vita amministrativa, che è stata anche un'esperienza veramente bella anche dal punto di vista umano, anche da un punto di vista personale, per quello che siamo riusciti anche a costruire, per quello che siamo riusciti anche a mettere insieme come gruppo. Io ricordo che 5 anni fa gli attuali amministratori eravamo tutti nuovi per la vita amministrativa di Monte Calvo e tutti nuovi anche per quanto riguarda l'esperienza amministrativa che ognuno di noi aveva, se non il sottoscritto che in qualche modo aveva fatto un minimo di esperienza di quel di Sasso Corvaro come assessore, però da un punto di vista locale proprio di Monte Calvo eravamo veramente. Quindi rispetto a questo chiaramente c'è stata una maturazione di tutto il gruppo, c'è stata una presa anche di coscienza, abbiamo affrontato questioni anche spinose, siamo riusciti in qualche modo anche, come dire, a essere interlocutori di un insieme proprio anche, come dire, come modo di fare, anche come modo di interagire insieme al territorio, insieme alle associazioni, insieme un po' a tutto quello che ci circondava, e questo ha permesso all'interno del gruppo di crescere un po' tutti quanti, quindi un'esperienza positiva anche in quel senso. Tanto è vero che noi ci siamo sempre mossi come squadre, non mai come singoli, naturalmente il sindaco è quello che in qualche modo rappresenta la sintesi dell'amministrazione anche all'esterno, ma di fatto noi abbiamo operato sia in giunta, sia con i consiglieri comunali, sia nella maggioranza, proprio veramente come una squadra di a tutto effetto. Mai e poi mai noi abbiamo, come dire, licenziato un provvedimento, preso delle decisioni senza averlo condiviso e senza averlo in qualche modo studiato, approfondito, e questo credo che sia stata veramente la ricetta per la quale poi alla fine siamo riusciti in qualche modo anche a essere qui per poter esprimere anche persone diverse dal sottoscritto alla candidatura a sindaco. Naturalmente, come diceva, la mia non candidatura, quindi
che sarebbe stata in qualche modo anche automatica rispetto anche ai nostri cittadini, qualcuno parlasse di sua, è semplicemente una scelta di vita. Io ho un anno fa deciso di prendere, tra l'altro, un anno sabbatico anche dal punto di vista lavorativo, lasciando la mia vecchia professione che già seguivo da 15 anni, e mi sono dedicato l'ultimo anno solo all'amministrazione, però naturalmente ho deciso anche di ricominciare una vita lavorativa, quindi da giugno sarò impegnato e mi auguro con soddisfazione da qui in avanti in un'altra, spero, un'altra esperienza positiva per me da un punto di vista lavorativo. E questo non sarebbe stato possibile, non sarebbe stato di difficoltà nel momento in cui mi fossi ricandidato a sindaco, e naturalmente qualunque sindacato deve mettersi a disposizione. Naturalmente la campagna elettorale, poi i cittadini indicheranno chi dovrà governare questo comune, ma in ogni caso nel momento in cui si arriva, come tutti pensano di arrivare nel momento che si candida, a ricoprire il ruolo da sindaco, a quel punto lì la disponibilità deve essere massima, e soprattutto quando una figura deve ricominciare un'attività, deve cominciare un'altra esperienza di carattere diverso che magari devo portare anche in parte, anche un po' fuori dal territorio, e questo avrebbe complicato notevolmente anche la mia possibilità di esprimermi anche in altri settori. Per questo, dopo una discussione, una chiacchierata serena che abbiamo fatto insieme al gruppo, abbiamo, come dire, individuato, la Donatella si è messa a disposizione per poter in qualche modo candidarsi da sindaco, con, come dire, con un patto, tra virgolette, tra amici, tra persone che hanno collaborato insieme, e il sottoscritto in questo contesto ha deciso di restare, ha deciso ben volentieri, ha deciso di restare in squadra, a sostenere la squadra e dare il contributo che in qualche modo, anche per l'esperienza maturata, ma però anche per il lavoro che abbiamo fatto insieme, credo che sia giusto anche portarlo avanti. E detto questo, io stasera con me, vedete, ci sono figure, ci sono amministratori, ci sono anche nuove figure, perché noi abbiamo cominciato a ragionare come costruire la nuova squadra. Noi abbiamo puntato, poi magari la Donatella sarà anche più, visto che dovrà esprimersi anche lei in merito, e magari anche voi, per le motivazioni che li hanno in qualche modo, come dire, portati a provare questa esperienza. Quindi noi abbiamo, come dire, pensato, adesso ancora la composizione della lista non è al completo, anche volutamente, perché facciamo questo giro di assemblee per capire cittadini, domande, anche qualche disponibilità che ci potrebbe essere andando avanti, perché no? Però nel frattempo ci siamo dati anche un criterio che potesse essere quello di una riconferma di una parte della squadra che ha partecipato, anche in base a disponibilità. Disponibilità che sono state per certi versi anche molto, molto tranquille, molto libere. Qualcuno ha detto: io sto a disposizione, quindi senza essere necessariamente dentro, necessariamente fuori, quindi proprio a disposizione, e poi altri che abbiamo avuto modo di contattare e che hanno dato la disponibilità proprio per fare questa esperienza nuova. Noi abbiamo voluto anche in questo contesto, come dire, aprire anche ad altre idee, altre, come dire, culture rispetto a quella che può essere la nostra, sapete benissimo, una lista di centro-sinistra, quindi noi idealmente, culturalmente siamo centro-sinistra, però pensiamo anche che nel momento in cui si amministra un comune anche di piccole dimensioni sia anche, come dire, necessario e utile per la comunità, ma per tutti noi anche avere possibilità di confronti anche e di collaborazioni anche con idealità che potrebbero essere anche un attimino diverse. Su questa base ci siamo mossi, ci stiamo muovendo, cercando anche di coprire una realtà territoriale che naturalmente è composita, Montecalvo e Cagallo e Borgomassano. Notoriamente, insomma, c'è la necessità anche di distribuire, come dire, le candidature e le rappresentanze in modo anche equilibrato rispetto al territorio.
territorio, rispetto alle persone che ci abitano, la quantità, io dico, non parlo solo di, e quindi una rappresentanza di quel tipo. Tenete anche conto che rispetto alla precedente consultazione, quest'anno le liste saranno di 10 anziché 12, quindi avremo una riduzione di due candidati consiglieri, e gli eletti saranno 7 in maggioranza, 3 in minoranza, quindi uno in meno sia in maggioranza che in minoranza. Noi fino all'ultimo abbiamo aspettato prima di uscire, proprio anche perché questa normativa è stata approvata qualche giorno fa, tanto è vero che nel comune di Roditori, dove si è votato un anno fa, la legge prevedeva solo 6 consiglieri, quindi 4 di maggioranza e 2 di minoranza. Nel frattempo, con l'ultimo decreto del Rio, è stato reintrodotto, secondo me, giustamente, anche perché quando si parla di costi della politica, costi della politica non sono certamente 2 consiglieri in più o 2 consiglieri in meno in un comune come Montecarlo in Foglia, come Roditori o come Tavoletto, anche perché poi c'è solo il gettone di presenza, quindi non ci sono compensi, non c'è nulla. Quello che cambia dal punto di vista amministrativo è la composizione della giunta, che anziché essere 4 assessori saranno 2 assessori più il sindaco, e quindi c'è nel suo insieme un ridimensionamento della compagine amministrativa dal punto di vista di giunta. C'è un piccolo ridimensionamento da parte del Consiglio, ma tutto sommato io credo che questo, aver avuto la lungimiranza di rimettere mano a quella normativa che aveva tagliato i consiglieri dalla metà, riportandolo almeno a 10, è semplicemente per permettere ai cittadini di esprimere un momento di vita democratica volontario, senza costi, perché poi alla fine è così. Quindi su questo noi ci presentiamo e su questo noi avremo intenzione di governare per i prossimi, di lavorare per governare per i prossimi scambi. E magari io penso che sia opportuno che poi anche i cittadini abbiano modo di fare delle domande, chiedere anche delle delucidazioni. Noi siamo usciti come rendiconto della nostra, chiamiamola così, lavoro amministrativo con un giornalino che è arrivato un po' da tutte le case, che abbiamo distribuito, dove abbiamo messo insieme più o meno i 5 anni di amministrazione. È stata un'attività intensa, dicevo, un'attività che ci ha visto in qualche modo in parte su un programma già definito, che era quello del 2009, che prevedeva per certi versi situazioni come quella della chiusura della discarica, che erano avviate dalla precedente amministrazione. Saluto qua la Valentina Giuliana, che vedo presente tra il pubblico, e che siamo riusciti in qualche modo a portare a termine. Su altre questioni, perché un programma di legislatura ha avuto nel tempo anche delle situazioni di mantenimento, ma ha avuto necessità anche di essere rivisitato, sia per le esigenze nuove che sono venute avanti, ma soprattutto anche perché dal 2009 al 2014 le cose sono cambiate completamente, sono state stravolte da un punto di vista economico e anche politico. Se noi pensiamo che nel 2009 le amministrazioni avevano possibilità di indebitamento che era intorno al 14% sugli interessi passivi sui mutui, e rispetto al bilancio corrente, e l'anno scorso siamo arrivati a una possibilità di indebitamento che era del 6%, questo la dice già tutta sulla impossibilità di avere risorse per l'investimento. Così come i tagli continui che dalla parte dell'amministrazione centrale sono arrivati verso gli enti locali, verso i comuni. Su questo noi abbiamo cercato di fare la nostra spending review, fra virgolette, cercando di risparmiare il possibile senza tagliare i servizi. Cioè, quello che noi abbiamo cercato di mantenere in una situazione di difficoltà estrema da un punto di vista anche di bilancio, perché poi quando si parla di chiusura della discarica automaticamente bisogna sapere anche, come dire, l'altra parte della bilancia, essere
onestà anche intellettuale di dire per mancanza di risorse, per noi significavano intorno ai 250.000 euro all'anno di risorse per il comune di Monte Carlo in Foglia, che naturalmente sono venute a meno. Quindi in questo contesto la preoccupazione o la nostra attenzione particolare è stata nel mantenimento dei servizi, della qualità dei servizi e soprattutto in un momento di grave crisi sociale anche di affrontare quelle situazioni di disagio appunto sociale che si sono venute a creare e per quello che ci è stato anche possibile. Questo noi devo dire anche grazie a tutte le associazioni che sono presenti nel territorio, sia di carattere anzi, soprattutto quelle di carattere sociale, umanitario, tra virgolette, che in qualche modo si sono spese e si sono attivate in collaborazione con l'amministrazione oppure anche autonomamente per dare una mano in questa direzione. Oggi fare programmi per i prossimi 5 anni, come dire, noi abbiamo preparato un terreno che sostanzialmente si traduce in questo. L'ultima fase della legislatura, forse la più dura, da un punto di vista, chiamiamolo così, politico-gestionale. Gestionale perché non c'è stato negli ultimi 2 o 3 anni una situazione chiara e definita di normative nazionali che ci hanno permesso di lavorare su dati, su normative chiare che sono state modificate in continuazione, come sta avvenendo. Prima di venire su c'era proprio in TV un dibattito per quanto riguarda la modifica di alcune cose sulla TARI, si parlava di queste cose queste, proprio perché dal 2012-2013, adesso nel 2014, tutto quello che prima era la vecchia ICI, tutto quello che prima era la vecchia TARSU, ha avuto un'evoluzione tale in cui noi siamo stati impegnati costantemente per cercare in primo luogo di interpretare le normative, in secondo luogo e non di conseguenza di cercare di renderle il più equilibrate possibile per la cittadinanza, sia in termini di giustizia sociale ma anche in termini di competenza economica, perché naturalmente in una fase di crisi dove prendiamo esempio quello che può essere la TARES, noi potevamo destinare quota del nostro bilancio per poter in qualche modo far fronte alla copertura del servizio. Faccio solo un esempio: noi nel 2012 i cittadini pagavano circa l'80% della copertura del servizio, 250.000 euro su circa 250.000 euro di costo, quando invece poi con la TARES siamo stati obbligati a coprire il servizio al 100%, mettendo a disposizione però così, non dico inventandole, ma trovando delle soluzioni per le attività che hanno avuto degli aggravi superiori rispetto ad altri, oppure anche dei casi in cui famiglie particolarmente disagiate, per dare delle riduzioni di tariffa, ma di fatto abbiamo dovuto caricare sui cittadini circa 60-70.000 euro in più di costi che prima invece l'amministrazione comunale se ne faceva carico. Quindi capite bene che in tutta questa situazione nuova, IMU, nel 2012 noi avevamo l'IMU, nel 2013 poi è stata tolta, però allo stesso tempo adesso quest'anno c'è la TASI e quindi poi anche altri potranno esprimersi, e anche sul bilancio stesso abbiamo cercato in qualche modo di mettere a punto sempre le soluzioni migliori, cercando di riuscirci. Capiamo bene che non sempre questo magari può essere interpretato come soddisfacente per tutti, ma possiamo garantire che quando l'abbiamo fatto e quando lo stiamo facendo lo facciamo proprio con l'intento di dare il massimo equilibrio. Oggi siamo qui a Monte Carlo, potremmo parlare un attimino del paese di Monte Carlo, come domani potremo parlare del paese di Borgomassano e l'ultima la faremo lunedì sera a Cagallo. Indubbiamente qui noi che ha portato a termine il lavoro di ristrutturazione del centro storico, che in qualche modo era la riqualificazione, avevamo intenzione anche di proseguire con il Belvedere, perché era previsto
previsto, insomma, nelle chiacchierate che si faceva era anche ipotizzabile di proseguire anche con un'azione di recupero anche di una parte di Belvedere, ma anche lì ci siamo dovuti fermare per quanto riguarda proprio le difficoltà economiche. Il problema numero uno della frazione di Monte Calvo, io penso che in questo momento sia quello del costo del gas. Tanti voi cittadini siete venuti da me, mi avete informato, perché a differenza di tutto il territorio comunale, qui la frazione, lo dico anche per chi in qualche modo si affaccia in questo momento, la frazione è servita da un bombolone a GPL centralizzato dove poi tutte le famiglie vi attingono. No? Io ho avuto modo di parlare un paio di mesi fa con, chiamiamolo così, il rappresentante, diciamo il funzionario addetto, quantomeno mi hanno garantito, ancora di ufficiale non c'è nulla, però un certo signor Dossi mi ha quantomeno garantito che il costo cercheranno di contenerlo con una riduzione del 10% rispetto a quello attuale. Non è una soluzione definitiva, anche perché quello che noi in questo momento stiamo puntando è un'altra cosa, e riguarda sia noi, riguarda sia Tavoleto e riguarda sia Auditore, in parte Auditore. Perché a livello provinciale entro luglio dovrà essere bandita la gara per l'assegnazione, per la distribuzione del gas. La provincia di Pesaro è, credo, la prima in Italia, una delle prime che sta predisponendo questo bando, e noi abbiamo avuto un incontro proprio con alcuni comuni qui del territorio, su Urbino, 2 giorni fa mi pare, con l'advisor che sta seguendo la gara, e rispetto alla situazione di Monte Calvo e sia Tavoleto e in parte, dicevo, abbiamo chiesto la possibilità dell'ampliamento delle reti, di inserire nella gara l'ampliamento delle reti del metano, perché la gara non è che viene fatta a diverse componenti, no? C'è l'aspetto remunerativo che in qualche modo, perché vedete, sono di proprietà di Megasnet e la distribuzione in questo momento lo fa anche molti servizi tramite io. Con la gara non è detto che sia ancora avanti i servizi, se l'offerta complessiva sarà la migliore, a quel punto potrebbe riprenderlo lei, ma come potrebbe prendere un'altra società. Ma nell'offerta complessiva non c'è solo la remunerazione delle reti, ma c'è anche, noi abbiamo chiesto, la possibilità di ampliamento delle reti. Mentre per una città come Pesaro è importante la remunerazione della rete, per realtà come le nostre, ma io cito anche Mercatello e Borgo Pace, che anche loro non hanno il metano, hanno il GPL, perché il metano, quando Megas a suo tempo fece l'espansione della rete, lo fece sulle due vallate, ma lasciando, adesso naturalmente io non posso tornare indietro, non so quali siano state le motivazioni, molto probabilmente di carattere anche economico quella volta là, perché noi abbiamo la convenzione, io ho guardato un po' i documenti, abbiamo la convenzione per l'affidamento del servizio del CPL che risale al 92, quando era ancora sindaco Mezzolani, quindi la convenzione dura 29 anni, ne sono trascorsi circa 22, mancano 8-9 anni alla scadenza, però noi puntiamo a che nella possibilità che si decide dal contratto, quindi naturalmente però chi decide vuole avere delle contropartite, vorremmo in qualche modo advisor dovrà prevedere anche delle situazioni di compensazione rispetto agli anni in cui il contratto viene a meno. Però è una trattativa che stiamo intavolando per far sì che anche a Monte Calvo, in questo caso, possa arrivare nel tempo anche il metano, e quindi avendo risolto definitivamente. A suo tempo era stato previsto, almeno dalla documentazione, ma anche l'ufficio tecnico me l'ha confermato, che chi, come si
orgasmo, sul termine dell'orgasmo, che vedete fossero predisposte anche per la possibilità di avere il metano e non solo il GPL, quindi già la rete dovrebbe essere funzionale anche la possibilità di avere il metano. E quindi su questo stiamo lavorando e su questo speriamo di portare a casa un risultato. Poi su altre questioni non mi attento più di tanto, perché io so che poi diversi di voi si sono anche attrezzati diversamente con il pellet, anche perché altrimenti i costi sarebbero stati veramente, veramente notevoli. Io mi fermerei qui, anche perché intanto vi voglio presentare chi in qualche modo vicino a me, vedete un ragazzo giovane, Mauro e Mattia, il cagallo che, come dire, poi magari se c'è uno di voi vuole presentarsi, dire qualcosa, se li conosco. Galli Marto di Borgomassano, la Morena che Morri di Cagallo, la Luisa Bosetto di Cagallo Borgomassano, metà strada. Poi qui c'è Cristian, c'è Mauro Anglibani e c'è anche, Vittorio, che è uno di quei ragazzi che in qualche modo ha dato una mano e è uno di quelli che ha detto, ragazzi, io vi dico ragazzi, perché come io vi ricordo sempre la battuta, la battuta che ha fatto a Sanchini Mauro 5 anni fa, quando disse non siamo una lista giovane ma giovanile, no? E allora qua di giovani, io mi so che mi attacco a quello, c'è poco da fare. E quindi è uno di quei ragazzi che insomma dice, io sono a disposizione, è stata una bella esperienza, se serve posso rimanere in squadra, se non serve no, Vittorio interpreta il tuo pensiero in questo modo. Quindi, e questo per dire anche il rapporto che, ma non se serve o non serve, perché naturalmente per favorire il rinnovamento ci vuole anche chi si mette a disposizione per favorire il rinnovamento, perché a parte alcuni che hanno detto ok, qualcuno dice io sì, c'è anche chi ha detto... sto nella squadra, c'è chi ha detto invece tranquillamente, dice ok, non ho più i tempi sono cambiati, infatti citando uno che era Mauro, è uno di quelli che oggi è veramente anche un ferrocchiello per il nostro comune, perché commentatore Sky per la MotoGP e fra l'altro anche con notevole successo, quindi è chiaro che le difficoltà anche di movimento, dei impegni suoi sono diventati completamente incompatibili in questa direzione. Quindi è per questo che noi stiamo partendo con questo giro di presentazione e di consultazione. E contiamo nel giro di una settimana, 10 giorni, di completare la squadra, la lista nel modo più, chiamiamolo così, sono 10 persone che divideremo per il territorio. Con questo intento e con queste poi presenteremo nel momento, una stesura di programma che, ripeto, sarà una continuità rispetto a quello che abbiamo già elaborato 5 anni fa e quello che stiamo portando avanti adesso. E nel contempo avremo modo anche di dare elementi di novità rispetto a quello che in qualche modo lasciamo di fare e quello che sarà. Io vi fermo qui perché l'ho fatto abbastanza lungo. Un po', è vero? Okay. Ma perché sono partito un po' impacciato, perché vedere quella telecamera lì ti mette sempre... Questo qui l'ho tagliato. Però. 27 minuti, se lo vuoi sapere, proprio preciso. Mi avete messo in imbarazzo all'inizio, mi avete un po' bloccato. No. Mi sono sfortunato per il Sarmiet, forse da fare paia, perché ho fatto cura. No. Ok, vado io? Allora, intanto... Grazie di essere qui, non nego di essere un po' emozionata, mi sento di ringraziare Domenico per aver portato
portato in questi 5 anni la squadra a questo punto, perché grazie alla sua capacità diciamo di coinvolgere tutto il gruppo siamo oggi qui a proporre una squadra che può continuare nel progetto e nell'esperienza che abbiamo fatto in questi 5 anni. È stata un'esperienza bellissima, è anche passata velocemente, un rapporto politico ed umano da apprezzare, con i suoi diciamo lati positivi, e questo modo di lavorare diciamo ci porta qui oggi a poter proporre una lista che porti avanti diciamo i progetti che abbiamo messo in campo in questi 5 anni, progetti che sono ancora in fase, no, di ultimazione. Qualcosa è stato concluso, ma molte delle cose messe in campo devono essere portate a termine oppure diciamo completate o approfondite, e da qui l'importanza di continuare questo lavoro di squadra. Io mi sono messa a disposizione proprio per questo, proprio per e perché posso contare sull'apporto ancora, no, di parte della squadra. Perché per portare avanti diciamo le cose, gli obiettivi che ci siamo dati, è giusto che le portiamo avanti insieme, noi che abbiamo sempre lavorato. Come ha detto Domenico, questo non toglie che però dobbiamo rinnovare un attimo la compagine dell'operatività dell'amministrazione, diciamo. Perché? Per avere anche, no, dei contributi più freschi, nel senso gente giovane che ci porta contributi nuovi. E nella mia lista, diciamo, nella nostra squadra abbiamo pensato di introdurre figure giovani, donne, perché è importante anche in questa società diciamo più maschile, però dove le donne si stanno diciamo dibattendo, avere anche queste le idee delle donne, perché diciamo che c'è una visuale, no, da un punto di vista forse diversa. Naturalmente ringraziamo coloro che si sono messi, no, a disposizione, e quelli che hanno diciamo fatto un passo indietro lasciando spazio alle nuove entrate. Naturalmente per impegni personali, no? Anche perché, no, questi ragazzi, che chi ha detto che non sarebbe stato più in squadra lo ha fatto per un mutamento diciamo in questi 5 anni delle situazioni personali che magari richiedono, non lasciano più quel tempo a disposizione. Come noi abbiamo, questo lo voglio dire, perché fino all'ultimo momento abbiamo sperato che Domenico, no, continuasse un'altra legislatura, però diciamo rispettiamo le sue decisioni e contiamo sul fatto che comunque rimaniamo, no, che la squadra rimane composta diciamo dalle figure che già c'erano. Cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di portare avanti, di come abbiamo detto, quello che abbiamo già iniziato, cercando di utilizzare le poche risorse che abbiamo, di utilizzarle al meglio e in modo che di riuscire a reagire diciamo alla crisi, perché non stiamo attraversando questa crisi, ma questo periodo di crisi, ma vogliamo essere ottimisti e tutti insieme riuscire ad uscirne fuori e cercare insomma di impegnare al meglio le nostre risorse con l'aiuto, come ho già detto, di noi tutti, dei giovani e delle donne, con delle persone che vivono il paese e che diciamo sono a contatto sempre con la gente, perciò diciamo riescono a capire le problematiche delle persone che ci ruotano incontro.
Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio e capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Aviatore. Per la sua forte e autentica testimonianza di una grande dignità personale e sociale che si riconferma di fronte alle offese. Premio Circolo della Stampa 2014. Come ha già ribadito Domenico, nonostante il periodo che stiamo attraversando, il sociale è una cosa importante, perché in questo momento di bisogni deve essere potenziato e si deve ottimizzare e non indebolire. E perciò non dobbiamo, diciamo, seguire i tagli pesanti che ci arrivano dallo Stato e dobbiamo invece fare in modo di offrire servizi migliori per garantire diciamo, l'aiuto alle persone e i bisogni della gente. E questo è stato iniziato un percorso molto importante, no? Come diceva Domenico, abbiamo costituito l'Unione dei Comuni e in questa legislatura è stato costruito il contenitore. Il contenitore che adesso giustamente va riempito di tutte le funzioni che possano ottimizzare i servizi e affrontare le questioni che ci verranno, che ci si prospetteranno. Un altro, diciamo, obiettivo importante è quello di tutelare il territorio e il patrimonio ambientale, consapevoli che dovremo cercare di lasciare un territorio vivibile ai nostri figli, a quelli che verranno dopo. Continueremo, come abbiamo fatto in questa legislatura e come naturalmente il Comune di Montecalvo è stato anche in passato, anche nelle legislazioni precedenti, molto attento ai bisogni della scuola e ai servizi per l'infanzia. Approfitto anche io per ringraziare la Giuliana e i Moroni che nelle legislature precedenti hanno, diciamo, iniziato questi percorsi che noi abbiamo portato avanti. Abbiamo portato avanti e continueremo a portare avanti. Sarà un impegno quello di portare avanti, voglio dire, l'attenzione per le persone che ne hanno necessità, perché un'amministrazione io penso che debba essere sempre vicina a chi ha bisogno, a chi ha delle problematiche, specialmente in questo momento di crisi e specialmente quando siamo di fronte a famiglie che vivono il problema dell'handicap e a volte, diciamo, è molto più forse efficace sapere che qualcuno ti può ascoltare, che qualcuno ti può dare una mano, sapere che c'è un luogo dove poter andare per sentirsi, diciamo, meno soli. Un buon lavoro è stato fatto in questi 5 anni con il potenziamento dell'assistente sociale, perché noi grazie a questo progetto dell'ambito abbiamo potenziato il servizio dell'assistenza sociale, ampliando i giorni di permanenza, l'orario e dando così modo alle persone che hanno, diciamo, la necessità
di poter confrontarsi o consigli, a chiedere consigli per la risoluzione dei problemi. E naturalmente per risolvere, diciamo, queste problematiche è importante mantenere... Poi siamo andati, sì, anche dando mano al centro Margherita, visto che sei, sì, anche qua, esatto, rispetto ai nostri inseriti eravamo in qualche modo, come dire, prima c'era un'autosufficienza da parte anche dell'ambito sociale, sì, della parte di Carpegna, quando è venuto meno anche questa possibilità siamo intervenuti come amministrazione a dare la nostra mano per quello che riguardava anche i nostri inseriti, anche perché quella è una struttura che... Perché qui quando si parla di territorio, non parliamo più di comune, parliamo di territorio, quindi del suo insieme, dei loro servizi. E quindi noi siamo aperti a, sia verso il nostro ambito sociale, ma anche verso in direzione di ambiti vicini, dove le collaborazioni possono essere, anzi, sono da potenziare, da attivare in tutto il senso. Sì, infatti anche sul discorso, no, del nuovo dei comuni, voglio riprendere, il fatto che in questo momento Casimiro, cioè auditore, l'unico auditore non ne faccia parte, diciamo che ci rattrista un poco, però la nostra intenzione è di fare, diciamo, di tutto, tanto è vero che nella compagine numerica abbiamo lasciato ancora lo spazio per una, diciamo, una futura, come si dice, entry, anche del comune di Auditore, perché comunque siamo limitrofi ed è giusto che si lavori assieme per poter, come dicevo prima, ottimizzare i servizi. Naturalmente quello che volevo dire è che, come abbiamo fatto finora, ci siamo avvalsi delle associazioni che si spendono nel sociale e che sinceramente danno una gran mano, cioè un buon aiuto per poter risolvere le problematiche, sia dal punto di vista del sociale, perché se non ci fossero le associazioni, diciamo, avremmo molte più difficoltà per affrontare, diciamo, anche i problemi, perché nelle famiglie dove c'è necessità noi entriamo con l'assistenza domiciliare, ma si entra anche tramite l'Hauser solo per fare una mera attività di compagnia, perché quando ci sono delle persone sole è anche importante la visita quotidiana o una telefonata di qualcuno che ti chiede se hai bisogno di qualcosa o se hai bisogno di andare in farmacia, e questo io penso che sia molto importante, così come purtroppo nelle situazioni di difficoltà delle famiglie anche con diciamo minori è importante, siamo riusciti a far fronte ad aiutare delle persone, delle famiglie con l'aiuto delle associazioni di volontariato, perché magari con le loro iniziative riescono ad raccogliere dei fondi da poi utilizzare in aiuto di queste persone. Perciò l'impegno nostro sarà ancora quello di continuare il buon rapporto che abbiamo con le associazioni tutte, a partire da quelle comunali, dalla Caritas, tutte le associazioni che girano intorno al nostro territorio. Sono di più, ci sono quelle che aiutano a fare gli eventi, quella provoca, esatto, di Monte, sì, Calde, che naturalmente noi abbiamo. Poi ci sono quelle di carattere prettamente sociale, come la Caritas, le Farfalle del Vero, gli Amici del Sole, anche l'Ause, che in qualche modo invece intervengono più per casi specifici, finalizzati anche questo, quindi è un patrimonio che sicuramente noi non solo coltiveremo sempre di più, ma cercheremo di fare anche per quello che ci sarà possibile, come abbiamo così fatto, come in, anche fatto no, in questo periodo. Con l'Hauser, con la manutenzione del verde, il verde leggero, queste piccole cose che sono importanti e di un notevole aiuto per l'amministrazione, perché sicuramente si può dare un servizio oppure un aspetto al paese, no? una cura al paese migliore di quello che magari si potrebbe fare solo con
con gli addetti ai lavori, diciamo è un surplus, è un valore aggiunto. Anche perché gli addetti ai lavori sono così pochi che è da, complicato. Ok, cosa voglio dire? Naturalmente no, mi sembrava anche importante dire che dovremmo insomma cercare di incentivare i giovani a recuperare la loro vivacità e voglia di fare in modo da estrarre diciamo la loro capacità e i loro talenti per portare avanti azioni che favoriscono anche lo sviluppo del nostro territorio, stringendo, speriamo insomma di riuscire a mettere in campo attività o iniziative che possano contribuire a far emergere l'occupazione diciamo nel nostro territorio, perché la cosa importante io penso che sia poter ritrovare diciamo la fiducia nel avere un lavoro, perché ascoltando le persone che vengono diciamo a sfogarsi o a chiedere diciamo sostegno c'è sempre di base che non avrebbero no, bisogno di niente, ma la cosa che ti chiedono è aiutami a trovare un lavoro, perché poi con un lavoro si risolvono tutti i problemi. Perciò cercheremo di essere un'amministrazione che sta in mezzo alla gente e che cercherà di capire i bisogni della gente. E mi è rimasta impressa una di queste domenica, mi sembra che sentivo un telegiornale il Papa Francesco che era lo spezzone dell'incontro con i sindaci e diceva questa frase che poi io ho detto ma è proprio giusta. Dice: voi sindaci state in mezzo alla gente, ascoltate le persone, poi ne uscirete con il mal di testa, perché comunque tutte queste problematiche vi faranno far male la testa, ma ne uscirete sicuramente con il cuore leggero, perché sarete felici di avere aiutato a risolvere i problemi, perché sicuramente torno a dire che a volte è molto utile, anche se non riesci a dare un aiuto concreto, no? Monetario alle persone, ma anche una buona parola di ottimismo. Ok, io mi fermerei qui, avrei piacere di ascoltare esatto anche le impressioni di questa giovane signora. Perché noi ci conoscono già. Mattia, cosa ti ha spinto a... Allora, niente, sono la prima esperienza, perché l'altra volta avevo 17 anni di università. Diciamo che mi ha dato questa opportunità a Domenico, parlando anche in piazza, perché sto lì. Perché io frequento la piazza? Sì, sindaco che frequento la piazza, quindi mi ha sempre diciamo, tenuto informato su quello che accadeva anche a livello comunale. Sono contento di poter dare una mano, magari non avrò tutta l'esperienza di una persona che lavora o che ha già i suoi problemi familiari, però credo di poter dare il punto di vista di un ragazzo che sta studiando, sta facendo l'università o comunque sia quello dei miei coetanei che anche hanno un lavoro e comunque frequento, essendo miei coetanei, essendo nel mio gruppo di amici. Collaboro con il settore giovanile, dove alleno i bambini, anche lì magari posso dare un punto di vista sui problemi che hanno le famiglie che portano i bambini al campo o che i problemi che hanno anche i bambini, perché giustamente bisogna tenere conto anche dei più piccoli. Mi metto a disposizione e sono contento di fare questa esperienza. Bravo Mario. Marco, noi ci conosciamo. Sì, ci conosciamo, io non sono né nuovo né... Io Giuseppe. Sì, sto in mezzo. No, io mi chiamo Marco Galli, abito a Borgo Massano. Sicuramente mi conoscete perché già 5 anni fa mi sono candidato.
candidato, sempre in questa lista, quindi purtroppo non ho mancato l'elezione per due voti, però la cosa diciamo che non è che mi ha, sì, mi ha dispiaciuto, ma non è mai stato un problema, ecco, anche perché sono sempre rimasto nel gruppo, loro mi hanno comunque coinvolto anche in altre iniziative, ovviamente sempre nel reciproco rispetto dei ruoli, e comunque io quindi diciamo sono sempre stato coinvolto e con lo stesso spirito ho accettato la candidatura anche per questa tornata elettorale, e per conto mio, ecco, anche se chiaramente non essendo stato eletto, comunque non ho avuto proprio un'esperienza diretta sul campo, comunque stando vicino a voi qualche cosa ho imparato, se non altro ho vissuto per me le esperienze, e comunque, ripeto, da parte mia c'è lo stesso spirito che c'era 5 anni fa e la stessa voglia comunque di impegnarmi, di dare il mio contributo, e molto, la vivo molto serenamente, e quindi anche stavolta, chiaramente stavolta spero non esito il migliore, però ripeto, l'avevo avuto serenamente, ecco, io loro mi conoscono bene, chi non mi conosce imparerà comunque a farlo, poi e niente, farò la mia parte. Bravo Marco. Prima di passare alla Morena, volevo, perché mi era sfuggito, semplicemente un ringraziamento a Daniele Moroni, perché io quando ho iniziato questa esperienza amministrativa, che eravamo tutti nuovi, mi sono apparso di due figure esterne, che Giulio Serafini, l'altro invece presente, Daniele Moroni, che mi hanno dato una mano, Moroni per un periodo, perché poi sono diventato Cristian, proprio per avere un po' di memoria storica rispetto a quello che... Ma dopo gli fa l'intervista. Quindi siccome volevo dirlo, poi mi è sfuggito, poi ho visto che mi scusa l'altra volta, allora prima di passare alla Morena è giusto che lo dicessi, insomma. Buonasera, io sono Morena. Scusate, ma parlo sempre con la voce bassa, dovrò abituarmi. Niente, mi è stata fatta questa proposta, sì, da parte della vecchia amministrazione, ho accettato onestamente con un po' di titubanza, perché c'è sempre paura di non essere all'altezza di queste, no, ad occupare insomma, questi ruoli. Non ho onestamente obiettivi particolari, spero di mettere a disposizione insomma, il mio tempo della, no, della comunità, e visto che sono una mamma da poco, insomma, 1 anno e mezzo, forse sarò magari quella che porterà la voce delle mamme nell'amministrazione, i bisogni, non so, forse cercherò probabilmente di fare, insomma, di ricoprire questo ruolo. E diversamente, ecco, per quanto riguarda la mia esperienza personale, io sono occupata con uno studio legale, insomma, non a tempo pieno, perché, ecco, ripeto, sono diventata mamma da poco, e questa esperienza forse sarà sicuramente utile anche, forse anche dal mio punto di vista lavorativo, insomma, perché comunque è sempre qualcosa, insomma, che è vicina a quella che è la mia, quella che vorrà essere la mia attività, insomma, e nient'altro, spero insomma di essere all'altezza, insomma, di ricoprire questo ruolo, ecco, solo questo, perché ripeto, onestamente ho un po' di... Ma è giusto così, poi ci si scioglie un Luisa, buonasera, mi chiamo Luisa Busetto, più o meno di vista ci conosciamo tutti. Giorni fa il sindaco mi ha chiesto se volevo far parte di questa lista, devo dire la cosa mi ha un po' sorpreso, ma allo stesso tempo mi ha anche lusingato. Per cui ho deciso di partecipare cercando di portare insomma, quello che io conosco, insomma, io sono un agricoltore, conosco la campagna, conosco un po' il territorio, conosco un po' i problemi del territorio e vorrei partecipare insomma, curandomi un po' di questa cosa. Non ho nessuna esperienza politica, credo di essere una persona pratica. E, niente, vorrei partecipare perché sì, come tutti, fino adesso ho criticato spesso le amministrazioni, un po' come vanno le cose, si tende sempre a criticare, però mi piacerebbe vedere un po' da dentro e vedere se posso fare qualcosa, sono capace di fare qualcosa. E
soprattutto credo che in questo momento sia forse più importante che in passato, perché è un momento così critico, così dove forse è richiesta un po' la partecipazione di tutti, insomma più di prima, forse ce n'è più bisogno di prima. E per quanto riguarda il territorio, io vedo, a me piace molto questo territorio, queste campagne, però lo vedo molto ferito, molto, negli ultimi anni molto, molto sofferente, no? Per tutta una serie di eventi, quindi di cui si parla tanto, in televisione e tutto, però ce l'abbiamo anche qui intorno, quindi è un territorio bellissimo che ha tante caratteristiche naturali che forse vanno valorizzate, vanno salvaguardate, vanno anche proprio salvate, insomma. Quindi sì, mi piacerebbe partecipare sperando di essere utile, insomma. Grazie Luisa, gli altri ci conosciamo, quindi non sto, no? Vabbè, poi se avete più diversamente. Qualche, anche se il pubblico non è molto molto presente, no? Diciamo che stavolta, non so se è una mia impressione, ma chiaramente l'altra volta forse c'era, come dire, la novità sia da parte nostra, la novità magari anche dall'altra parte, quindi la curiosità era anche maggiore, però detto questo io lascio la parola, magari anche se voi di Telegiano volete fare qualche domanda in diretta senza problemi, visto che siete qua. Allora, parlando di giro. Meglio non riprendere. Aspetta un attimo. La festa domanda, aspetta chi fa la domanda. Parlava del consorzio scuola, se ci sono gli aggiornamenti, ultimi aggiornamenti. Più che aggiornamenti c'è una situazione di questo genere col consorzio scuola Granciarino. Intanto io farei un breve excursus del consorzio scuola Granciarino. Perché? Perché diciamo che quando abbiamo iniziato questa attività amministrativa, e lo dico con molta franchezza perché poi è stato così, noi avevamo in testa che il problema più grosso da un punto di vista gestionale fosse stato poi quello della discarica, no? Da un punto di vista per la chiusura, per i comitati che c'erano, per qualche modo la discussione a volte anche impropria che era venuta avanti. Confidavamo sul piano che la vecchia amministrazione aveva messo in piedi, noi l'abbiamo portato a termine con qualche mese di ritardo, però alla fine abbiamo concluso la vicenda. Quello che invece non ci aspettavamo era la vicenda, la situazione del consorzio scuola Caracciadino suo tempo, perché esisteva un'avvertenza in piedi con il comune di Tavoleto e con le precedenti amministrazioni, perché qui parliamo di precedenti situazioni, per la quale il consorzio rischiava veramente il collasso, in quanto c'era, come dire, la necessità di chiudere una questione che vedeva Tavoleto sulla vecchia amministrazione di Tavoleto su delle posizioni e le altre amministrazioni su altre posizioni. A quel punto lì siamo riusciti a far quadrare il cerchio, quindi naturalmente un accordo fra tutti, e siamo ripartiti. Quello che poi nel tempo si è verificato è questo: una legge è intervenuta per dire che i consorzi come quello di Caracciarino vanno chiusi, vanno in qualche modo disporre la chiusura. Abbiamo lavorato in questi mesi per far sì che il consorzio di Caracciarino potesse essere assorbito dalla costituente unione dei comuni fra Pertiano, Tavoleto e Montecalvo, proprio per dare una continuità a gestionale. Un ente viene soppresso e un altro ne subentra delle funzioni, fra l'altro anche razionalizzando i costi rispetto a quello che poteva essere prima il costo complessivo del consorzio.
Purtroppo abbiamo inciampato in questo momento su una posizione di Urbino e non tanto, devo dire, della politica, tra virgolette, e anche se naturalmente il problema rimane politico, perché rispetto a questa impostazione c'è stato un parere estremamente negativo dei dirigenti di Urbino e in questo momento non ha aiutato certamente anche la vicinanza con la campagna elettorale, inutile che ci stiamo a nascondere questa cosa. Urbino avrebbe dovuto portare in consiglio comunale la soluzione, quindi la convenzione che i comuni dovevano sottoscrivere, fare proprio i propri consigli comunali per dare in gestione il plesso scolastico, i servizi annessi all'unione di comuni. Quello che francamente mi ha sorpreso molto di più è l'articolo qui della Ciampi, che è una consigliera di minoranza del comune di Urbino, alla quale io ho risposto un articolo al Carlino che doveva uscire oggi, ma probabilmente uscirà domani, quindi potete vederlo cosa ho scritto, ve lo posso anche riassumere. Ed è questa, come dire, noi abbiamo fatto anche l'unione dei comuni in prospettiva, noi abbiamo scommesso, come diceva prima la Donatella, sul futuro, cioè un'amministrazione deve vedere anche il futuro di quello che deve venire avanti e le cose che si possono in qualche modo anche creare. Io penso, noi tutti credo che dobbiamo pensare che fra 10 anni i comuni come oggi non possiamo più immaginarceli, sia perché la spending review, è giusto che questi termini inglesi che non riesco mai a digerire, perché io ho sempre pensato che i problemi di questo paese Mattia erano quando la Coppa dei Campioni ha cominciato a chiamare la Champions League, perché dopo non ci si è capito più, invece sapevamo che era la Coppa dei Campioni e lì andava bene. E comunque l'idea nostra era di costituire di studio dei comuni, compreso auditore, e fra l'altro come diceva Donatella noi lavoreremo per recuperare i rapporti con l'auditore perché possa entrare nella propria amministrazione, ma soprattutto anche per creare un rapporto con la città a noi più vicina, che è Urbino. Queste posizioni retrograde che leggiamo sul Carlino, in cui ci si dice noi siamo autosufficienti e addirittura si preferisce tenere aperta una prova di classe a Schieti anziché mandare i bambini a Calanciarino, io credo che non sia degno di una città come Urbino un ragionamento di questo genere. Perché? Perché se non si capisce, e io non so quanto costa tenere aperta la scuola di Schieti per una prova di classe con tanto di bidello, con tanto di riscaldamento, con tanto di quello che concerne anche la gestione complessiva, e pur di mantenere, io vedevo questo articolo della Ciampi, addirittura citando che il Comune di Urbino è in grado di assicurare ai propri cittadini tutti i servizi previsti alla proposta senza oneri correlativi nei pressi di Urbino, quindi addirittura diamo un danno ai pressi di Urbino, figurati se nel 2014 possiamo permetterci di dire se diamo un danno a chi, noi dobbiamo dare un servizio ai cittadini, il consorzio scuola, la scuola di Calanciarino è nata per dare un servizio scolastico alla media Valle del Foglio, punto. È la lungimiranza di Urbino di quella volta partecipare a un progetto di questo genere, era proprio nel dare una mano ai comuni più piccoli per crearsi una struttura, come logico che sia, il più grande deve in qualche modo aiutare il più piccolo. E lì non è che Urbino spende di più o spende di meno, spende quello che sono i servizi di trasporto, quello che può essere dipendente, quello che può essere la gestione di un asilo nido che con grosse difficoltà abbiamo mantenuto aperto anche quest'anno, l'anno prossimo non lo so perché l'iscrizione naturalmente con la grave crisi economica, le mamme stanno a casa, non è che mandano i bambini all'asilo nido. Però in questo contesto leggere che praticamente noi siamo autosufficienti non significa mortificare anche una parte del proprio territorio comunale, e su questo io mi auguro che si riesca poi con le prossime amministrazioni non fare chiedere. Francamente io ho visto i giudizi anche dei tecnici e li ho anche considerati onestamente anche esagerati, anche fuori luogo. Oggi voi sapete benissimo che anche noi da un punto di vista politico-amministrativo, come dire, siamo soggetti a delle valutazioni, anche dei pareri di carattere tecnico. Normalmente le due cose, non dico
coincidono, ma in qualche modo si trova sempre il modo di trovare la quadra. E invece lì evidentemente è saltato qualcosa e la quadra non si è trovata, almeno in questa fase. Di fatto cosa succede a breve? Il consorzio è chiaro che non lo chiudiamo, perché la scuola non la chiudiamo, l'ultima cosa che si può fare è chiudere la scuola, quindi non ci pensiamo neanche. Però da subito, dai primi di giugno, si lavorerà per trovare quell'accordo che in questo momento non è stato possibile, per far sì che l'Unione gestisca questa cosa e soprattutto per far sì di ampliare le nostre collaborazioni. Dobbiamo essere più insistenti noi, anche se gli altri si chiudono, dobbiamo noi stanarli. Cioè dobbiamo far vedere dalla periferia che forse siamo, non dico più avanti, non è un problema di essere più avanti o più indietro, ma però la determinazione di capire che tra 10 anni, 15 anni non ha più ragione di esistere un comune di 2500 abitanti come il nostro, come uno di 1400, ma molto probabilmente sarà necessario un comune unico, può darsi, un'unione dei comuni a più largo respiro, può darsi. Vallefoglia ha fatto un'operazione, secondo me, lungimirante. Per noi non è stato possibile neanche affrontare il problema perché non confinavamo con Tavoleto e con Auditore. Molto probabilmente se fosse stato possibile l'avremmo affrontato, magari in termini diversi, perché anche su queste cose secondo me bisogna avere non solo il consenso dei cittadini, ma bisogna avere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, perché queste operazioni funzionano se i cittadini sono consapevoli di quello che si va a fare. Non a caso Lunano, Piandimeletto e Belforte, che hanno fatto lo stesso referendum per fare una fusione dei comuni, tutti e 3 i comuni hanno detto no, i cittadini hanno detto no, perché lì è prevalsa la logica del campanilismo puro e anche della strumentalizzazione, perché non puoi andare a dire perché se facciamo il comune unico ti chiude l'ufficio a Belforte o se no ti chiude se fa più la festa della castagna lunare, cioè, insomma, mi hanno raccontato cose di questo genere, naturalmente non voglio entrare in merito, però la consapevolezza che il futuro potrebbe anche prevedere situazioni istituzionali diverse, noi non solo non dobbiamo temerlo, ma dobbiamo essere all'altezza di affrontarle, quindi i prossimi 5 anni saranno anche qui determinanti, perché io non credo che necessariamente il più grande deve assorbire il più piccolo, e noi quando abbiamo pensato l'unione dei comuni l'abbiamo pensata anche in questa funzione qua, perché un territorio con 8.000 passa abitanti può dialogare tranquillamente con un territorio più grande, perché poi alla fine sono le teste che ragionano con altre teste, non è la dimensione in sé. E su questo io credo che noi abbiamo parecchie carte da spendere e parecchie idee da spendere e mettere insieme. Dobbiamo riempire di contenuti l'unione dei comuni, ma dobbiamo essere pronti anche a insistere per stanare quelli che dalle mura non vogliono uscire. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio e capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Auditore. Just let me liberate.
quale appunto dice che questa amministrazione era a conoscenza, che era una cosa di dominio pubblico, delle questioni legate all'impianto di smaltimento rifiuti, ma non era a conoscenza della questione del consorzio, se ho capito bene, mi sembra che tu abbia detto così. Allora, per quanto riguarda la questione del consorzio, questa è stata una questione, anche questa abbastanza durata diversi anni, che ha visto lavorare intorno a questo problema, non dico con lo stesso impegno giornaliero del piano di smaltimento, ma comunque ha visto lavorare le amministrazioni, non solo chiaramente Montecalvo, ma anche Auditore e Urbino, perché c'era questa posizione che ad un certo punto della legislatura aveva assunto il comune di Tavoleto, il quale contestava il riparto delle quote consortili, perché non condivide, dava un'interpretazione diversa da quella che veniva data da tutti i comuni e dai nostri segretari comunali, e che comunque fino a un certo punto era stata, il riparto era stato quello. Il comune di Tavoleto aveva messo appunto in discussione questo riparto e si era rifiutato di pagare le proprie quote, e quindi veniva meno la quota parte del comune di Tavoleto, con all'inizio chiaramente si è retta la questione finanziaria, ma poi con l'andare del tempo naturalmente le questioni sono andate peggiorando. È chiaro che lì poi c'era una questione prettamente politica, per delle, no? Comunque il sindaco aveva assunto questa decisione, gli avvocati, le consulenze legali, e quindi che portavano gli altri comuni chiaramente a dover affidarsi anche loro a dei legali, e quindi anche a questo punto anche ad un aumento delle spese, perché chiaramente però di questa questione non è che era questa questione era oscura a tutti, questa questione era stata dibattuta all'interno del consiglio di amministrazione del consorzio, nel quale sono presenti, erano, e penso che ancora sarà così, tutti quattro i comuni, è stata discussa nei nostri consigli comunali, non c'è stata la possibilità, forse a questo che tu fai riferimento, di dare comunicazione agli amministratori che sono succeduti alla vecchia amministrazione, perché secondo me il problema principale è stato quello che quell'amministrazione doveva dare un segno di discontinuità con quella precedente. Allora, a parte che non ho capito il concetto di discontinuità, che cosa vuol dire? Perché uno dà discontinuità quando qualcun altro si è comportato in un certo modo, non credo fosse questo il caso. Comunque, detto questo, voglio dire, non ci sono stati passaggi di consegne, non c'è stato un incontro tra la nuova amministrazione e la vecchia amministrazione che facesse sì che la vecchia amministrazione, che tra l'altro politicamente era la stessa, quindi non c'è stato un ribaltamento in questo comune, la vecchia amministrazione potesse informare la nuova amministrazione di tutte le problematiche in essere nel comune. Questo credo che tutti voi possiate dare atto che non c'è stato. E questo non ha aiutato, chiaramente. È chiaro, voglio dire, non è che
perché detta come è stata detto poco fa, no? Sembra l'amministrazione ha tenuto nascosto il problema del consorzio. Assolutamente no, volevo sfatare questa cosa, perché eravamo a conoscenza, però tu hai detto eravamo a conoscenza, aspetta. Quindi, però voglio dire, se magari ci fosse stato, no, un passaggio che io chiamo di consegne, ma comunque è un passaggio di una trasmissione di tutte le questioni in essere, perché non è che un'amministrazione va via, chiude la porta e lì, no, e domani si ricomincia, è comunque una continuazione. E poi si faranno delle scelte diverse, si possa, però comunque insomma quello che è stato fatto non è che si cancella. Sì, sì. E però lì, ecco, era successo questo fatto così particolare, perché nel corso dell'ultima mia legislatura, quindi della penultima, c'era stata questa posizione del Comune di Tavoletto per le questioni che ho poco fa detto, insomma, che aveva portato poi a quella situazione un po'. Infatti, Giuliano, direi abbastanza difficile, mi rendo conto. Dopo è chiaro che magari il cambio, la nuova amministrazione, i rapporti, può darsi che devo dire che in quell'occasione, Domenico, c'era stato un sostegno molto forte, ad esempio del Comune di Urbino in quella vicenda. Per ritornare invece al consigliere a cui tu facevi riferimento, devo dire che anche in passato aveva fatto diversi articoli, interrogazioni sulla questione del consorzio, perché è stato sempre un pochino, no, il problema Urbino, se stare dentro, se uscire. Poi dopo l'avevamo invitato anche qualche volta giù al consorzio, l'avevamo fatto venire alla scuola, insomma le cose si erano un pochino appianate. È chiaro che adesso campagna elettorale, infatti Giuliana, io non è che volevo dire questo, anzi, cioè nell'opinione pubblica, chiamiamolo in questo modo, era così dominante la vicenda di Scalica, che l'altra era stata in qualche modo bypassata, tutto il resto. E quando noi abbiamo comunque avuto modo anche di parlare, giustamente come dicevi tu, che c'era questa vertenza in piedi di cui non si capiva come era, praticamente mentre l'altra questione era stata in qualche modo nell'opinione pubblica dibattuta anche oltre, quella questione lì è rimasta sottotono, e questo quando siamo arrivati perché poi c'è stata la volontà di tutti, perché quando si fa l'accordo poi l'amministrazione di Tavoletto è arrivato Nello, persone del tutto molto più ragionevole, quindi rispetto a noi abbiamo trovato la quadra. Però di fatto, come tu hai ribadito e come tu conoscevi, lì il problema è che Tavoletto, non versando più le quote e non avendo la possibilità il consorzio di fare anticipazione di cassa come un comune, con i fornitori, con la CIMA, c'erano importi esageratissimi, quindi con tutti i fornitori, e si rischiava il collasso. Meno male, ci abbiamo impiegato un annetto, perché poi gli accordi, quando si fanno, bisogna farli a tavola tutti insieme. E abbiamo trovato la formula giusta affinché Tavoletto potesse rientrare, e tutti quanti abbiamo fatto questo percorso, ma questo naturalmente senza, era proprio, chiamiamolo così, mediaticamente che il problema non veniva recepito dalla popolazione. No, era a livello di popolazione che non sapeva nessuno. Esatto, perché? Perché questo era tutta un'altra vicenda, aveva assorbito tutto il dibattito. Quindi no, assolutamente, questo noi abbiamo avuto modo anche nel frattempo di scambiarci qualche prima delle elezioni alcune informazioni rispetto a queste cose, e l'unica cosa che naturalmente non pensavamo che fosse di una gravità così avesse assunto quella gravità, tant'è vero che quando ci siamo messi un tavolo con il sindaco di Tavoletto, l'accordo, anche per dare come dire informazione, dove si dibatteva? Si dibatteva che Tavoletto dice: io siccome ho pochi bambini, le spese generali, anziché dividere dal 25% per lui, perché le altre spese vengono divise tutte per le utenze, no? Tipo il riscaldamento, le spese generali impiegati, ma venivano comunque divise al 25% per lui.
e automaticamente tu una vertenza che la porti avanti per 10 anni e tu dici io non verso perché non mi sta bene, gli altri 3 dicono invece deve essere così, accumulando anche 20-30 mila euro all'anno in 7-8 anni mancano 120, 130, 140 mila euro. L'accordo che è stato chiuso in modo dignitoso, salvando tra virgolette capre cavoli, è stato questo: i 2/3 in parti uguali e 1/3 in base all'utenza e anche delle spese generali. Tavolito ha detto ok, d'accordo, e quindi abbiamo trovato, cioè gli accordi con persone di buon senso si trovano. Sì, anche ma bisogna avere le persone, esatto, interlocutori di buon senso, interlocutore di quando buon senso. Davanti ad un muro fai un po' di fatica, bravo, anche perché tutta sta vicenda ha costato l'ira di Dio da un punto di vista legale, quindi i soldi sono tanti ai cittadini. Però, vabbè, quella lì è storia passata. Scusa, adesso invece, no? Sì. La Costituzione dell'Unione, sì. L'Unione è stata costituita con il comune di Tavoletto e Petriano. Il consorzio della scuola, come dove rientra? Perché i consorzi si devono chiudere. Quindi il consorzio, la scuola è costituita dai comuni di Auditore, Tavoletto, Urbino e Monte Calvo. Sì. Quindi come si configura in questo modo? Si configura che le 4 amministrazioni, compreso la nostra. Le 4 intendi le 4 vecchie, le 4 tradizionali? Sì. Quelle dell'ex consorzio. Compreso la nostra, trasferiscono le risorse e le funzioni all'Unione di Comuni, che le gestisce per conto dei 4 comuni. Tenuto conto che in questo intreccio andavamo a risparmiare complessivamente anche dei soldi, perché comunque quei dipendenti che sono lì al consorzio, in qualche modo, anche se la situazione è un pochino più complicata, avevamo pensato delle compensazioni, perché i dipendenti di fatto rimangono in carico da un punto di vista, chiamiamolo così, legale, esistito, da un punto di vista lavorativo, perché sono dei 4 comuni e che quindi in qualche modo devono mantenerne anche, come dire, non sono di Perriano quei 4 dipendenti, certo. Però noi avevamo previsto che in parte poteva utilizzarli anche l'Unione, compensando con Perriano i soci dell'Unione delle spese alternative rispetto a quelli. Insomma, un meccanismo tale che permettesse. Quindi che nell'Unione, per quanto riguarda la scuola l'istituto comprensivo, il Urbino compartecipa alle spese come sempre per quanto riguarda la scuola, sì. Per quanto riguarda tutti gli altri servizi che verranno messi in Unione non c'entra niente Urbino in questo momento neanche Obitore, è vero, perché noi l'Unione due dei comuni tradizionali più esatto. Diciamo che l'Unione noi non prevediamo costi in più perché utilizzeremo i dipendenti dei comuni o a comando o in qualche modo per cercare, perché diamo un'informazione anche sull'Unione, visto che stasera abbiamo la possibilità di parlare a più persone di quelle che sono qui, e alla fine la razionalizzazione, alcuni ci chiedono, dice ma cosa c'entrava Petriano insieme a di là che è lì vicino. Però di fatto noi abbiamo la possibilità intanto di specializzare le persone. Noi abbiamo un ufficio di ragioneria con una persona sola. Certo. Che fa? Tributi, bilancio. No, anche perché poi se ti capita una malattia facciamo personale, pagamenti, tutto quello che vuoi. Invece con 4 persone, perché 2 ne apertiamo, una tavoletta e una noi, una si specializza nei tributi, una si specializza nel bilancio, una si specializza in una materia, e hai la possibilità anche di razionalizzare e avere un servizio più efficiente. Poi nel tempo che
queste persone andranno in pensione e invece di 4 li manderanno in 3 e in 3 potranno fare comunque il lavoro che erano in 4. Oggi, come dicevi tu, non solo se manca la malattia qualcosa, o qualsiasi cosa, anche le ferie stesse se vogliamo, sì, sì, no? Sì. Non puoi assumere, non fai nulla, quindi razionale. Così gli uffici tecnici abbiamo la possibilità di avere un architetto che è a tavoletto, due geometri noi, un geometra più un ingegnere petriano, e automaticamente riesce a specializzare più uno sull'urbanistica, uno sui lavori pubblici, uno sugli appalti. Abbiamo fatto anche la centrale unica di committenza per gli appalti. E tutto questo ha semplicemente necessità di un po' di tempo, perché noi siamo anche abbastanza, come dire, questo è un momento in cui il paese vuol vedere tutto subito. Tutto subito, secondo me, non è possibile, viene male, ma non è manco possibile. Allora noi dobbiamo, intanto le figure professionali hanno cominciato a interfacciarsi tra di loro, cominciano a individuarsi i ruoli, queste cose qui. Quindi io penso che in una fase di assestamento di un anno o due, per proprio cominciare a lavorare insieme, a quel punto la macchina diventa veramente operativa. La vigilanza, se pensiamo anche alla vigilanza, quindi. Perché così è e così non può essere diversamente. Noi abbiamo fatto questa scommessa e tutte e tre le amministrazioni, siccome era due anni che lavoravamo dietro a questo progetto, poi è successo che Auditore, col quale avevamo cominciato questo percorso con la vecchia amministrazione, con Paolo, poi è successo quello che è successo, che è andato in crisi, abbiamo atteso Auditore della nuova amministrazione. Nel frattempo, insomma, non siamo riusciti a chiudere la vicenda a quattro, però noi tre che eravamo in scadenza, Auditore ancora in scadenza, noi ci siamo posti questo obiettivo. Noi dobbiamo mettere in piedi un contenitore per dare possibilità alla nuova amministrazione di lavorare in quella direzione. Badate bene, anche per un altro motivo, questo è il motivo politico, amministrativo, ma l'altro motivo che è invece conseguenziale, che l'associazione dei servizi va fatta per legge, per legge. Quindi noi dobbiamo per forza di cose associare tutti i servizi e non solo quelli potenzialmente che dice ok, è un'idea amministrativa e va già bene perché lo fai, ma lo Stato ti dice che lo devi fare. E lo Stato cos'è che ti dice? Ti dice che in primo luogo sono da privilegiare le fusioni e ti danno anche soldi per fare questa cosa. Da noi le fusioni non era possibile perché non siamo confinanti, quindi non abbiamo potuto neanche prendere in considerazione questa cosa. Due, unione dei comuni, e lì c'è qualche soldino perché te l'incentivano, e viene individuata come una formula tecnicamente avanzata. La terza sono le convenzioni. Convenzioni che la legge dice, l'ultimo decreto diceva, che dopo 3 o 5 anni devono essere comunque trasformati in unioni, perché sono una fase di passaggio transitoria che di fatto non dà risultati. Insomma, e quindi noi abbiamo preferito partire subito con l'unione, sapendo che forse è anche più complicata come sarà, perché la convenzione fa 2 righe. Ha un costo. Sì, ha un costo, devi avere il capo convenzione come comune. Ma di fatto abbiamo preferito con questo. Snella come procedura, sì. Rispetto. Esatto, infatti. E su, teniamo conto che l'unione per i primi 3 anni non sottostà al patto di stabilità, e quindi si impone anche la possibilità del patto di stabilità. Tutto questo, naturalmente, noi abbiamo fatto una valutazione anche su base di confronto con il segretario comunale, per capire quale poteva essere la formula migliore, la strada migliore, che alla fine siamo giunti a questa conclusione che la formula migliore era questa. Tenuto conto che poi dovevamo sopprimere il consorzio di Calanzarino, che le funzioni passavano di qua, il cerchio si chiudeva. E ci sono dei contributi da parte dello Stato? Sì, per l'Unione sono previsti dei contributi statali e regionali. In base alle ai servizi? In base ai servizi, agli abitanti e... Tenete conto che questo è un dato, che il fondo per le fusioni unioni, che attualmente mi pare che sia a livello nazionale su 3 milioni di euro,
più quello regionale che va implementato fino a 30 milioni di euro, quindi proprio per dare spinta, impulso a queste cose. Indubbiamente credo. Io torno a ripetere, penso che tra 10 anni dovrà essere pronti a fare il grande salto della fusione. Poi rimarrà al municipio, rimarrà la rappresentanza istituzionale dal punto di vista di territorio, di identità, però per il resto dobbiamo essere pronti a fare questa cosa. E dobbiamo preparare i cittadini a fare questa cosa, perché se tu fai un referendum, come succede lassù come detto prima, e poi lo perdi, quella è un'opportunità che sparisce per sempre. Un'altra cosa volevo chiedere, per quanto riguarda il PRG, sì. Abbiamo cercato il PRG che era stato fatto all'epoca di Mezzolani, era stato approvato, mi ricordo, qualche mese prima che finisse la sua legislatura. C'è intenzione, e mi rivolgo adesso a Donatella, è ancora da ultimare, ci avevamo guardato, però c'erano delle modifiche anche importanti. C'erano delle modifiche importanti, diciamo che in questa legislatura non siamo riusciti a completarlo, perciò andrà ripreso l'obiettivo. Comunque è cambiata anche la legge regionale, perché i parametri dell'edificabile devono diciamo, bisogna ultimare quello che già c'è prima di allargare utilizzare quello che c'è, poi dopo poi Giuliana dice adesso c'è anche un altro problema, che ci sono le richieste per tornare a zona agricola, diciamo, chi è che ha trasformato la zona agricola in edificabile, sì, perché poi magari in questo momento purtroppo l'edilizia è ferma, i costi sono elevati, e perciò diciamo ci sono molte richieste di tornare indietro, però comunque è da portare avanti. In più il vero problema magari di ora ma anche in futuro sarà proprio recuperare, esatto, e il mettere in sicurezza tra capannoni, sfitti, vuoti. Ci sono molti edifici che sono in disuso e che vanno modificati, ristrutturati. Sicuramente andrà incentivata la conservazione degli edifici già esistenti prima di occupare altro territorio, insomma, di fare altra cementificazione. Un'altra cosa, io faccio le domande, sì, vivo poco la realtà del paese, perché il lavoro mi porta a stare fuori di casa tutto il giorno. Per quanto riguarda invece la frazione di Cagallo, l'ex Five Jeans che è stato acquistato dall'amministrazione, siamo, che cosa, io sono previsti dei finanziamenti, sì, c'è un progetto di... Sì, per le noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento a suo tempo. Però se annoio no. Le domande le facciamo anche dopo. Ci dai l'opportunità di spiegare. Che... Allora, sulle SPGs le cose stanno in questo modo. Noi a suo tempo incontrammo il proprietario per cercare di trovare una soluzione di bonifica dell'area, non pensavamo neanche di acquistarlo, di dover dare la roba. Poi, visto che il prezzo era non solo accessibile, ma secondo noi anche conveniente per altri poveri, si parlava di chissà quanti centinaia di migliaia di euro, invece con 130 mila euro abbiamo... Ma perché chiedeva molto, eh? Lo so, però alla fine... Sì, ma infatti quando io... Però quando abbiamo capito che... Nel frattempo c'era la possibilità con i fondi FAS di poter fare un progetto per un centro di aggregazione giovanile. Noi abbiamo abbinato le due cose, il centro di aggregazione giovanile con la possibilità di acquisire e bonificare l'area. Nel frattempo ce l'hanno anche finanziata sta roba,
per 270.000 euro su 600.000 euro, però l'operazione è ancora abbastanza complessa. Perché? Intanto qualche ostruzionismo c'è stato, l'avete letto anche su qualche volantino, no? Da parte di qualcuno che non era proprio d'accordo su questi razzi, molto contrario. Noi adesso stiamo perfezionando gli atti urbanistici per poter dare la massima edificabilità al luogo, perché l'operazione non dovrebbe prevedere sborsi di denaro da parte dell'amministrazione comunale, lo dico anche ai nuovi. Io perché non ce ne abbiamo, e due perché non possiamo neanche dare gli investimenti. Quindi noi daremmo, il centro di aggregazione dovrebbe nascere in continuità a quello che è la lavanderia di tuo sorella fino in fondo. L'altra parte la daremo in perduta insieme ai due lotti che tu sai sono nella lottizzazione Bagnoli di proprietà e quel lotto che sta su al campo sportivo. Quindi questa è un'operazione che dovrebbe prevedere una perduta di terreni per raggiungere i famosi 300.000 euro che mancano necessari per chiudere la partita. Certo è che naturalmente su una base di 600.000 euro si potrebbe prevedere anche che un rimasso d'asta ci sia. Quando parli di pernuta è perché la pernuta con un privato o una pernuta perché la metti a fare una... No, con un privato. Noi prevediamo di fare una gara di questo genere. Non ho capito. Ci sono 270.000 a disposizione da finanziamento. Noi nella gara ci mettiamo dentro sta roba permuta, nel senso certo, non che perché ci devono ridare la struttura finita. Senza costo. Ora però c'è anche da dire, bisogna essere anche realisti, in una situazione normale questo sarebbe stato da... un'occasione per tutti gli imprenditori, sarebbe stata una maniera... In questa fase in cui l'edilizia non tira, il commercio non tira, qua e là, sarà complicato trovare persone che siano disponibili a tirar fuori 300.000 euro per fare l'operazione complessiva. Noi abbiamo tempo fino per fare tutta la procedura fino a marzo del prossimo anno. 2015. Perché sappiamo... Speriamo che ci sia un pochino di tempo. Esatto. Ma più che nego con i fondi non c'è più tempo per farlo, cioè non esiste, perché noi dobbiamo ultimare il progetto entro il 2017. E entro il 2015 poi, cioè noi ci siamo dati sti tempi, poi non è detto che si possa collegare di qualche mese, ma sta già andando un po' troppo alla lunga questa questione, quindi stiamo stringendo proprio adesso le ultime pratiche, l'ultima, tanto per essere chiari, l'accordo col proprietario del cinema per poter, l'abbiamo fatto sti giorni, per poter costruire chi comprerà a 1,50 m di distanza anziché a 5 m, perché il lastrico solare dell'alto, quindi c'è questa situazione. Poi anche come gara è abbastanza complessa, quindi ci avvaleremo anche di uno studio che ha dato già la disponibilità di darci una mano a impostare il bando, ma la sostanza vera è che se il bando ha manifestazione di interesse o no, perché se c'è manifestazione di interesse si fa, se non c'è manifestazione di interesse noi non abbiamo lì da mettere 100.000 o 200.000 euro per poter fare quest'opera. D'altronde vi informo anche che a Cagallo, magari avremo modo anche di raccontare meglio che lui di in discussione questa cosa, il lotto suo abbiamo fatto due gare, di Caleo è andata sempre deserta, dovremmo abbassare magari anche i valori, ma di fatto la situazione è questa, non è che... il momento è questo, poi adesso lì abbiamo anche altri progetti, lo diciamo qui, lo vediamo anche a Cagallo, ma è quella del campo sintetico dove il nostro amico qua conosce bene la questione, perché lunedì abbiamo fatto l'ultimo incontro con la scena sportiva, e lì a Cagallo stiamo puntando veramente affinché diventi un polo di aggregazione sportiva di tutto rilievo, perché se si riesce a fare un campo di allenamento in sintetico, c'è anche campo da pallavolo e da tennis. Campo da pallavolo e campo da tennis, che come amministrazione ci impegneremo a
sistemare, perché adesso insomma è un po', non dico abbandonato, cioè vanno a fare allenamenti quelli del calcio quando dirà. Diciamo che avrebbe anche la possibilità di cambiare un po' anche lo sport anche a livello femminile, no? Perché il calcio è uno sport maschile, invece con il tennis e pallavolo, che ce l'abbiamo già, saremo la squadra, la società di volley a Cagallo, no? Sarebbe insomma la possibilità anche di promuovere uno sport a livello femminile. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio e capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Aviatore. Quindi un centro sportivo di tutto rilievo. E anche lì abbiamo tentato un'operazione, tra virgolette, innovativa, dettata dalla non possibilità di spendere, di non assumere mutui. Quindi la SD Valpoglia, che si è aggiudicata il bando di assegnazione dei campo di Cagallo, perché noi abbiamo fatto un bando di assegnazione su tre fasce, una convenzione triennale con un importo di 7.000 euro per chi gestisce il campo senza fare interventi strutturali. Solo la pura gestione? La pura gestione. Ci pagano le utenze, come sai, ci pagano i custodi, però la pura gestione. Questo sia a Borgo Massano che a Cagallo. Poi di 9 anni per chi faceva investimenti da 50.000 euro fino a 100.000 euro e di 15 anni chi fa investimenti oltre i 100.000 euro, però con 13.000 euro all'anno. La SD Valpoglia, che si è proposta e ha partecipato alla gara avendo intenzione di fare il campo sintetico, e si è aggiudicata l'assegnazione del campo di Cagallo con l'idea di farci appunto questo potenziamento. L'inghippo dove è venuto? Tanto per essere chiari, l'inghippo è venuto che magari loro pensavano, anzi, erano tranquilli che andando in banca con una convenzione di quel genere avessero avuto il finanziamento per fare il campo, di durata magari di 10 anni o 15 anni come era la convenzione, e invece la banca gli dice che un chilografario più di 7 anni non me lo danno. 7 anni con 13.000 euro di convenzione arrivano a 75.000 euro più gli interessi, poco più. Gli mancano un 30-40.000 euro per completare l'operazione. E qui è necessario un coinvolgimento di tutto il paese di Cagallo e dei soci, e questa riunione è l'ultima che l'ha fatta l'altra sera al circolo ARCI, per garantire in quota il finanziamento alla banca con delle deduzioni limitate, magari di 2.000 euro a testa, se sono 10 o 15 persone che aderiscono. La banca fa un'apertura di credito corrente e permette di ultimare l'operazione. Quindi anche questa è, come dire, un percorso non agevole, ma ho visto che l'altra sera mi è data l'impressione che forse ci riusciamo. Allora,
Eh? Io mi costa. Tu te lo dico dare ok, però. Però mi è sembrato che tutto sommato speriamo che dovrebbe definirsi. A quel punto lì, loro si procederebbe con il campo sintetico di calcetto, insomma, da 7 da calcetto. Da 8 con 2 da calcetto. Con 2 da calcetto. Più un campo di pallavolo a parte e più l'impegno nostro col bilancio, lì si può fare perché sono 20-25 mila euro, di mettere, sistemare definitivamente il campo da tennis. E quindi veramente ci sarebbe un'opportunità. E questa, anche gli operatori di Cagallo, i quali la società, io stesso ho fatto appello, è proprio di mettersi a disposizione, gli operatori anche commerciali, di certe attività, perché insomma cominciano a girare intorno ai 200 ragazzini, tra Rio Sarso e qua giù, quindi con i genitori, con le squadre. Quindi avrebbe anche altre attività extra da storia giovanile. Esatto. Cioè sì, ragazzi che vengono. Potrebbe richiamare dei tornei estivi, quindi un'affluenza di gente anche da fuori, o con l'affitto appunto del campo si potrebbero organizzare altre attività che adesso non è possibile organizzare. Ci sarebbe un giro di gente maggiore, anche per il paese sarebbe una cosa migliore. Buonanotte. Ciao. E che se noi 2 anni fa avessimo avuto la capienza per poter attingere a un finanziamento, a un punto l'avremmo fatto direttamente, però con quel limite che tu conosci bene come funziona, che si è abbassato al 6%, noi non è che abbiamo un indebitamento alto, cioè abbiamo il 6,29, però dal 14 al 6 significa non solo la mia società prende più milioni. Eh? Solo la mia società prende più. Mia. Quella su dove lavori tu. Milioni di euro. Di molto. E quindi questa è un po' la situazione su Cagallo. Per dare un'altra informazione su Cagallo, adesso questo è il progetto, e poi c'è l'Esfaigis che siamo in forte, darebbe una bella svolta alla vita del paese, più un po' di arredo urbano che naturalmente va sempre previsto, non va sempre previsto, veramente lì abbiamo lasciato indietro le 3 vie. Come dicevamo l'altra sera quando ci sono incontrati tra di noi, che è anche lì per dare una soluzione perché sono veramente obsolete. Invece su Borgo Massaro l'intervento importante che abbiamo messo in cantiere, che dovrebbe andare in porto, è la bonifica della ex GS di Baldolino. Sostanzialmente ci siamo riproposti a rifare l'operazione che era stata fatta anche dalla precedente amministrazione per la bonifica dell'amianto quella volta che tu avevi fatto. Anche lì cosa succede? Succede che il curatore fallimentare, le aste vanno sempre tutte deserte e di conseguenza lo stabile rischia di andare in frantumi e di diventare obsoleto, un problema anche no? Di non poco conto. E lì abbiamo fatto la stessa cosa un po' che abbiamo fatto su a Cagallo con Andreani. Tutti dicevano che per buttare giusto capannone ci voleva non so quante centinaia di migliaia di euro. Ho detto all'ufficio tecnico, fai una manifestazione di interesse per le aziende per capire quant'è che ci vuole per abbattere sta roba, per bonificare l'amianto. L'ufficio tecnico ha interpellato 3-4 aziende e abbiamo verificato che il costo si aggira intorno a 50-60 mila euro. Allora, detto questo, ci siamo mossi verso il curatore fallimentare. Commissario giudiziale. Come si chiama? Si chiama commissario giudiziale. Commissario giudiziale. Concordato. Io tecnicamente hanno fatto un frazionamento togliendo dalla bonifica i 2 appartamenti che sono abbastanza buoni, quindi quelli li vogliono vendere a parte se ci riescono, quelli davanti. E tutto il resto da fare un bando noi come comune, in modo tale che però rientriamo come creditori in prededuzione, quindi ancora prima dei privilegiati, nel momento in cui riesci a vendere sei il primo che riscuote insieme agli altri, insomma ai tecnici e così via. Questa per Borgo Massaro capite bene che sarebbe il respiro.
soprattutto sul ragionamento che facevamo prima per quanto riguarda come dire, consumo zero di territorio, perché noi in questo momento non siamo minimamente intenzionati ad andare a modificare un piano regolatore ampliando le aree di costruzione. Pare che ci chiedono di toglierlo, no? Ma se sono sufficienti allo sviluppo? Sono sufficientissime. Adesso abbiamo provato un'ultima lotizzazione giù a Borgomassano, che era lì fermo da tanti anni, cioè, e il proprietario ha voluto comunque partire. Era nel piano, addirittura abbiamo previsto cubature inferiori rispetto a quelle che erano nel piano regolatore originario, perché in qualche modo ci siamo accordati per fare cubature inferiori. Ma soprattutto, se a Borgomassano liberiamo quell'area, nel momento in cui riparte le attività, come dire, l'economia, quella è un'area che ha la vocazione sia commerciale che è al centro del paese, vicino alla scuola, visto quella che c'è, sono 5.000 metri di roba, non è che sia una roba di poco conto. Quindi, e allora questa la stiamo predisponendo adesso, io non so i tempi, pensavo onestamente di far prima. Abbiamo avuto già l'autorizzazione. L'autorizzazione dal tribunale l'abbiamo già avuta. E adesso dobbiamo fare il progetto, la gara, e credo che entro l'estate la questione dovrebbe essere in qualche modo risolta. Beh, quello sì, viene una bella bonifica, insomma. L'ultima cosa, poi non faccio mai. L'altra, quella lottizzazione di della di Cagiardino. Sì. Cagiardino, c'è la chiesa, insomma, la vecchia chiesa. Come ha avuto degli sviluppi? Sì. C'era la Curia, non so se ancora c'è la Curia. C'è la Curia, la proprietaria era, anche, non so, un ente della Curia sostanzialmente, adesso non mi ricordo così. Però no, quella lì è andata in consiglio comunale forse già un anno fa. Di più. Più di un anno fa. Un anno e mezzo. Sì. Un anno e mezzo fa è andata. La lottizzazione. Il piano di lottizzazione. Quindi volendo, okay. Detto sì, volendo sì. Praticamente come tutto il momento, sì. Lì adesso è partita quella piccola lottizzazione di sotto dove stanno costruendo già qualcuno. Quella di sopra noi abbiamo anche, come dire, Bell'aria. Però c'era qualcosa? No, abbiamo dovuto ridurre il limite perché... Sì, verso la scarpata c'era una zona che non era stabile. Esatto, quindi abbiamo ridotto il limite di edificabilità un po' più in basso, togliendo una parte e così via. Però lì l'obiettivo non era tanto di la Curia o chi per loro, insomma, adesso l'ente non mi ricordo neanche come si chiama, ha l'intenzione di dare proprio tutta l'area a un'impresa che avesse interesse poi costruire, non è che lo fanno loro. No, mi ricordo che era. E abbiamo strappato un mezzo impegno, ma chi vivrà vedrà, che di poter ristrutturare quella chiesina lì di San Silvestro, ma io ci credo poco, dico la verità, onestamente. Però dice dopo lì bene o male. Non è che noi abbiamo. Non abbiamo potuto mettere nero su bianco questa cosa di questo genere, perché se fosse stata una cosa comunale potevamo anche chiedere, ma è sempre roba loro, e quindi... Ma anche io non avevo arrivato vicino a un accordo, però purtroppo non c'erano state pure condizioni. Certo che ci si riuscisse, però sai, sono quelle cose che... Se ti capita, insomma. È più facile fare la fusione con il Pino. È più facile fare la fusione con il Pino. È dura, anche quello. È possibile, insomma. È dura. Però. E questo. Speriamo, no? Siamo ottimisti. Questo è un po'. Però adesso noi, naturalmente, in questi giri che facciamo. Vogliamo raccogliere anche idee, proposte. Suggerimenti, cioè alla fine noi certamente abbiamo in mente, no? Ci siamo anche parlati, le nostre cose, però in concreto mai si può sfuggire anche qualcosa che non la vediamo, oppure non i suggerimenti
gradito, no? Anche perché magari dalle varie visuali può venire fuori nessuno di noi una visione, no? Completa. Ad esempio, quando ne parlai con Luisa di questa cosa, giustamente di dicevi, è venuta proprio dal fatto che io ho visto nel Day un grande interesse per l'ambiente, per il fiume, per tutte queste cose, no? Ci vive. Io me lo faccio di 4 volte. E allora in questi tempi si fa anche. E allora se la posso raccontare come aneddoto, se Luisa permette, quando sei venuto in ufficio da me con quel papier di roba, beh, sì. E gli dico, ma te veramente saresti qui? No, saresti una persona giusta per darci da mano questa cosa. Io pensavo che scherzasse. No, questo per dire semplicemente che le sensibilità, ognuno di noi ha le sue. E questo è naturale. E c'è chi ne ha di più, e con Luisa abbiamo avuto modo di confrontare alcune sensibilità che ci mancavano, onestamente, bisogna dirlo con franchezza. Perché? Perché vedendo sotto un'altra prospettiva quello che... magari quella dell'agricoltore, esatto, magari non c'è all'interno della... Esatto, e quindi queste... Le esperienze sono varie, sì. E più il risultato può essere... No? Quindi le varie esperienze, noi... cercheremo di chiudere la nostra squadra proprio mettendo insieme più esperienze possibili, più, come dire, culture anche possibili, perché sapendo che non siamo né infallibili, non siamo né, anzi, siamo tutti qua per imparare e soprattutto per ascoltare i suggerimenti, questo alla fine che porta per quello che c'è possibile fare, poi perché tanto sembrano benissimo. Dovendo fare il conto con i finanziamenti che ci sono, dovremmo mettere magari un maggior occhio, cioè tenere sotto controllo i bandi europei, perché forse di qui in avanti usciranno dei bandi europei e perciò diciamo, dobbiamo forse specializzarci nell'accesso a questi bandi europei e essere pronti nel momento in cui... fuori. Diciamo che la prima cosa che forse dovremmo fare, che ci ha insegnato questa esperienza dei 5 anni, di affidarci a qualche professionista che sia in grado. Esatto, quindi ci vuole... poi quando escono i bandi, visto i tempi sono sempre stretti, non c'è tempo di prepararsi. Esatto. L'ultima cosa, poi non parlo più, la comunità montana. La comunità montana noi siamo fuori. Però in questi 5 anni abbiamo mantenuto una collaborazione, l'abbiamo mantenuta, però diciamo che con in quel caso sono delle convenzioni che vengono fatte con la comunità montana per la gestione di alcuni servizi. Esatto. Però tieni anche conto che noi con l'Unione dei Comuni abbiamo anche intenzione di portare in loco alcuni servizi che abbiamo in convenzione con la comunità montana, tipo il suo, tipo altri, no? E sia noi che Pertiano siamo usciti, no? C'è la legge 18 del 2008 che ci ha detto che noi non eravamo più comuni montani e quindi non potevamo stare più là. E, diciamo che il nostro bacino di interesse l'abbiamo un po' spostato. Invece chi ha fatto la scelta proprio di uscire dalla comunità montana di Carpegna è stato Tavolito. Perché per aderire all'Unione dei Comuni doveva uscire dalla propria comunità montana. Perché non coincideva l'Unione dei Comuni? Perché non puoi stare in due unioni. E invece Auditore ancora questa scelta la deve fare sostanzialmente. Ed è questa la ragione per cui non... Cioè ancora deve decidere se venire nell'Unione o rimanere... Allora, in comunità montana o proprio di uscire anche dalla comunità montana? Sì, io adesso francamente non voglio entrare in merito. No, però togliamo Auditore, un comune potrebbe farlo? Un comune deve, per entrare in un'altra unione, no, deve questo uscire sì, per forza, perché non può stare in due. Esatto. Però tu potresti anche decidere di uscire dalla comunità montana e di non andare in un'unione. Volendo sì, però tu i servizi comunque li devi associare. Allora il ragionamento che noi abbiamo fatto, adesso da un punto di vista, chiamiamolo, che non si è chiusa l'operazione, è sulla rappresentanza. E su questo abbiamo visto delle difficoltà.
che era più o meno questo. Noi abbiamo ragionato che all'interno dell'Unione dei Comuni ci fosse una rappresentanza, chiamiamola istituzionale, in base un po' al numero degli abitanti. Su questo con Auditore non si è quagliato, perché i posti disponibili non erano più di tanti. E noi avevamo, come dire, ci eravamo accordati. No, la voglio spiegare bene per non essere frainteso. Alla fine veniva fuori che tre rappresentanti di Monte Carlo, tre rappresentanti di Perdiano, due e due, Tavoleto e Auditore. Perché comunque uno della minoranza ci deve essere rappresentato all'interno. Auditore su questa posizione dice no, io siccome ho più abitanti di Tavoleto, tre, però a quel punto lì Tavoleto riusciva un po', come dire, non era tavolo. E lì c'è stata un po' sta cosa. Dopodiché nel dibattito interno, che tra l'altro ho seguito tramite proprio anche le loro riprese, ho visto che lì ci sono anche opinioni diverse, qualcuno che vuole rimanere, ma non della maggioranza, parlo in questo caso Lucio Venerucci, che vuole rimanere nella comunità montana di là, loro hanno anche questo centro Margherita che è un po' vincolato con la comunità montana. Sono scelte che naturalmente appartengono a loro, e quindi anche se il rapporto è rimasto buono, non è che... Non è che questo tipo di ragionamento ci ha portato, la collaborazione ancora c'è, adesso siamo su scenari un attimino diversi, ma sicuramente li comporremo, anche perché di là vedo che la composizione non è semplice, perché arrivare da Monte Grimano ad Auditorio Tavoleto o da Belforte fino a Sassofeltrio con due comuni che non vedono l'ora di andare in Romagna, Montecopiolo e Sassofeltrio, cioè da un punto di vista panorama politico non lo vedo molto molto chiaro come coesione territoriale, quindi la coesione territoriale sarebbe perfetta, questi quattro comuni, insomma, che ce n'è un'altra, in prospettiva appunto di ragionare con la città bambina. Storica, sì, esatto. E su questo noi ci siamo mossi, e Tavoleto ha fatto subito la scelta di dire io esco dalla comunità montana e mi aggrego in questo livello di comune. È stato questo. Se volete dire... Mauro, più di campionato. No, io mi scuso se... No, mi scuso. Rischio di parlare più io, ma diamo spiegazioni. Siamo alla fine della legislatura, è anche giusto, no? Chi è stato, no? Il sindaco. Dia spiegazioni. Dia spiegazioni di quello che è stato fatto di me adesso, no? Di quello che è stato fatto. Poi, come avevo detto, siccome la squadra continua. Certo, concludo con un bilancio. Con il bilancio. Sì, due parole sul bilancio, perché no, tre giorni che a parte quel bilancio, ecco perché. Sì, bravo. No, diciamo, il mio bilancio per dare il contributo, diciamo, questa sera era di 5 anni che sono effettivamente volati quando abbiamo iniziato questa esperienza. Ecco, io non avevo alcuna esperienza pregressa come tanti, diciamo, di questa lista che andiamo a presentare questa sera. Il bilancio non può essere che positivo, perché è stata un'avventura da definire proprio emozionante. E siamo passati dal salvataggio del consorzio, come anticipava Domenico, al momento della chiusura della discarica, un altro momento importantissimo. Abbiamo affrontato il nevone del 2012, di cui abbiamo un bellissimo quadro, diciamo, di testimonianza di quel momento particolarissimo. Senza dimenticare che ci troviamo dal 2009 in un momento dove la crisi economica ha cambiato un po' completamente le carte in tavola, il mondo, diciamo, le condizioni con cui ci troviamo ad operare. Non da ultimo l'evoluzione legislativa e tributaria, che, diciamo, mi tocca da vicino in quanto ho ricoperto la carica di assessore al bilancio, che, come anticipato prima, è in rapidissima evoluzione, perché ogni anno ci troviamo a
ristudiare, risimulare, rielaborare tutte quelle che sono meccanismi per cercare di calmierare e di, diciamo, rendere più razionale, di buon senso possibile, quella che è una legislazione che non poche volte ci troviamo a definire schizofrenica, ecco, non penso di sbagliare nel definirla, diciamo, in questo modo. E l'ultimo obiettivo è quello del riassetto del territorio tramite l'unione comunale, sicuramente un obiettivo, un punto di partenza, ecco, importantissimo, che andrà sicuramente ad essere fondamentale per questo territorio, e il processo, diciamo, di allargamento non può non essere, diciamo, che quello di cui hanno anticipato sia Donatella che Domenico. E come abbiamo affrontato, diciamo, tutte queste vicissitudini in questi 5 anni? E tre sono le cose che secondo me sono fondamentali e che caratterizzano anche questa, dovranno caratterizzare questa, diciamo, questo prosieguo di questa esperienza, che sono sicuramente la passione, abbiamo messo impegno, e sono quello della costanza, che sono ingredienti che hanno segnato secondo me tutto l'arco di questi 5 anni, e sono ingredienti che hanno fatto da collante per quella che è una squadra. Quindi, diciamo, sicuramente hanno fatto bene Donatella a ricordare l'importanza non, diciamo, del singolo, non la presa di posizione della persona, ma la condivisione di quelli che sono stati i pensieri, i ragionamenti, gli obiettivi, le perplessità che non sono mancate, quindi. E poi, diciamo, il momento di sintesi sicuramente necessario. E anch'io volevo ringraziare Daniele Moroni, che, diciamo, mi ha preceduto all'interno di questa amministrazione, in quanto in primo periodo ho ricoperto, diciamo, il ruolo di capogruppo, mentre, diciamo, Daniele ha svolto, diciamo, la funzione chiaramente di trade union, di collegamento con quella che era, diciamo, una situazione passata, quindi ha facilitato anche il mio insediamento. Quindi il suo passo indietro mi ha permesso, diciamo, quando, diciamo, avessi maturato quella che era un minimo di esperienza, di poter affrontare questi impegni con più consapevolezza. Oggi presentiamo una nuova squadra, quindi, che è sì la continuità di un progetto, perché ci sono persone che derivano da questa esperienza, ma il valore aggiunto di punti di vista diversi, di energie, di competenze, sicuramente non possono essere altro che un arricchimento. Quindi ben vengono questi contributi, e quindi ringrazio tutti quelli che hanno aderito e che insieme, diciamo, sono qui a presentarsi con coraggio, responsabilità e serietà, quindi, diciamo, per questa nuova esperienza che speriamo accolga il favore dei cittadini. Del popolo. Noi siamo qua. Con l'impegno di sempre.